Buongiorno a tutti e bentornati in Dolcezza e Magia. Pasqua è dietro l'angolo, così oggi vi propongo i famosi uccelli con le uova siciliani nella loro migliore versione senza uova. Cominciamo subito. In una ciotola ho versato la farina, lo zucchero e due prese di sale. Ho mescolato un po', ho unito il burro e ho pizzicato gli ingredienti fino a raggiungere una consistenza sabbiosa. In realtà al posto del burro ho usato una margarina vegetale, anche se ad essere proprio pignoli la ricetta originale prevede lo strutto, ma non è un ingrediente che utilizzo regolarmente e così l'ho sostituito. Poi ho unito alla sabbia latte di soia e un cucchiaino di aceto di mele. Troverete come sempre tutti gli ingredienti elencati nelle note. Ho impastato con gentilezza fino a che tutti gli ingredienti si sono amalgamati tra loro. L'impasto del biscotto risulterà molto umido, ma non è un problema. Una volta pronto dovrà riposare 15 minuti e poi sarà perfetto da stendere. Ho steso il mio biscotto con un matterello. Questo che vedete sempre nelle mie ricette era della mia bellissima nonna. Usandolo la sento un po' più vicina e quindi ogni occasione è buona. La pasta dovrà essere stesa abbastanza spessa, un centimetro circa. Questo perché nella ricetta originale l'impasto doveva sostenere il peso delle uova sode. Da un sito per bambini che vi lascio in descrizione ho stampato delle forme tipiche del periodo di Pasqua e le ho adagiate sull'impasto. Così ho ricavato due colombe e un coniglietto. Ho spennellato la superficie con poco latte in cui avevo sciolto un cucchiaio di sciroppo d'acero e ho decorato con gli immancabili zuccherini colorati. Poi ho infornato per circa 25 minuti a 180 gradi. Gli uccelli con le uova saranno pronti quando i bordi si doreranno, ma il centro del biscotto rimarrà morbido e chiaro. La ricetta originale prevede che si aggiungano uova sode alla pasta cruda, adagiandole sulla superficie e legandole con strisce di impasto che poi, cuocendosi in forno, fisserà le uova al biscotto. Io ovviamente non ho usato le uova e le ho sostituite con quelle di cioccolato e per attaccarle ho usato del cioccolato fuso. Forse avrei fatto meglio a scegliere quello bianco, ma non ho trovato cioccolato bianco vegano, così ho usato quello fondente. Eccoli qua, uccelli con le uova siciliani in versione vegan, buonissimi e carinissimi. Lasciate un like e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!